Buongiorno a tutti, sono Enrico Lanati. Oggi è il 17 di aprile, come di consueto trasmetto la videoanalisi di investire.biz. Una videoanalisi che è particolarmente interessante perché andremo a toccare tantissimi aspetti, sia di carattere macroeconomico, sia legati proprio all'operatività spiccia. Tra l'altro ringrazio tutti gli utenti di investire.biz per i contributi che già questa mattina sono diversi, ce ne sono sul petrolio, ce ne sono sul titolo Unicredit, su Fibonacci, sul Gold, su strategie di trading, insomma, quindi ringraziamo tutti quanti gli utenti che continuano a fornirci dei contributi di assoluto livello. Ma veniamo un pochettino alle cose che diciamo sono da tenere sotto osservazione in questa fase. Prima cosa, a mio avviso, è i dati macro. Oggi è il giorno dell'inflazione e non lo dico perché voglio esagerare. Oggi veramente usciranno dati sull'inflazione su praticamente qualunque valuta, diciamo di un certo rilievo. Andiamo a vedere nello specifico, andiamo a scorrere fino a venerdì 17 aprile e tra qualche minuto, quando pubblicheremo questa videoanalisi, sicuramente saranno già usciti, ci saranno i dati sulla disoccupazione sul Regno Unito. Ovviamente chi riceve i nostri segnali operativi già è stato informato di questo dato che appunto dovrà uscire a breve, quindi ha potuto tutelarsi, insomma, mettendo degli stop ai livelli corretti. Sempre tra mezz'ora uscirà invece l'indice dei prezzi al consumo, quindi un'altra misura dell'inflazione, questa volta per l'Europa, quindi riferita all'euro. Quindi avremo un'indicazione europea con riferimento alla valuta appunto europea proprio tra una mezz'ora. Ma non finisce qui, perché se la mattinata sarà appunto contraddistinta da movimenti tra euro e sterlina, nel pomeriggio invece la farà da padrone il mercato americano e alle ore 14:30 avremo l'indice dei principali prezzi al consumo. Quindi ancora l'inflazione per quanto riguarda il dollaro e alle 14:30 inflazione per quanto riguarda il dollaro canadese. Quindi oggi usciranno dati sull'inflazione per dollaro canadese, dollaro americano e euro alle ore 11, alle ore 14:30 e alle ore 14:30 anche per il dollaro canadese. Quindi la giornata veramente dettata da quelli che saranno i dati sull'inflazione. Molto molto interessante perché potranno poi questi muovere le banche centrali verso effettivi rialzi dei tassi o meno a seconda di quelli che saranno i dati che usciranno. Dal punto di vista trading, proprio strettamente legato all'operatività, vi segnalo un po' di cose. Primo, avevamo fatto questo long euro-franco durante il trading live, abbiamo fatto i nostri 10 pip, non ci interessava fare chissà quale profitto, lo portiamo a casa e liquidiamo la posizione. Ma la cosa importante che vi voglio far vedere sono tutti questi trade che sono stati aperti. Sostanzialmente sono degli ordini che vedete sono entrati con dei pendenti, vedete alle 20:18, alle 20:35, soprattutto questi due, che sono degli ordini che sono stati messi in macchina. Sostanzialmente avevamo degli short su euro yen e su euro dollaro. Gli short hanno colpito il livello di stop profit che avevamo inserito rispettivamente a 128 e a 1,0750 e adesso sono entrati 50 pip più in alto sia per euro dollaro sia per euro yen appunto questi due ordini alle ore 20:18 e 20:35 rispettivamente. Sembra una sciocchezza, siamo in profitto tra l'altro di qualche pip, però sembra una sciocchezza, ma questa operazione, cioè essere usciti con uno stop profit ed essere rientrati 50 punti meglio su un lotto e su quell'altro, ha un valore in euro più o meno, lira più, lira meno, intorno ai 900-950 euro. Quindi insomma è un risparmio a livello di operatività piuttosto significativo se fatto con lotti grossi, con lotti mini un centinaio di euro che comunque insomma non sono assolutamente da buttare. Quindi ricapitolando tutto questo, oggi forte volatilità, mi raccomando, stop in macchina, abbiamo aggiornato lo stop sul Spain 35, l'abbiamo messo in profitto e qui il nostro spread sta reggendo. Unica nota negativa, dollaro contro SEC, abbiamo lo stop in macchina, vedremo se verrà colpito oppure no durante la giornata di oggi. Con questo io vi saluto, vi ringrazio, vi esorto a mettere gli stop oggi, vista la forte volatilità, qualora dovessero essere colpiti, rientrate a prezzi migliori. Buona giornata e buon trading a tutti.